Durante la prima guerra mondiale, il Teatro Coccio di Novara ebbe una destinazione d'uso assolutamente inedita. Fu trasformato in magazzino militare. Già dall'aprile del 1915, quindi prima dell'entrata in guerra dell'Italia, il Teatro Coccio fu requisito dall'autorità militare e fu trasformato in magazzino per accumulare tutto ciò che serviva a scopi bellici. I cittadini di Novara non la presero bene. Nel 1917, dopo più di 2 anni di assenza di scene e di spettacoli, chiesero di ritornare a godere dell'opera, dei concerti che si tenevano al Teatro Coccio. Ma purtroppo la loro petizione scritta si scontrò con un fatto drammatico: la disfatta di Caporetto. Ovviamente, questa disfatta militare dell'esercito italiano rese impossibile la realizzazione della loro istanza. Per ritrovare il Teatro Coccia nel pieno delle sue funzioni bisognerà attendere la stagione 1918-19, che ripartì di gran carriera con ben 6 spettacoli.